Bentornato. Mi hai lasciato a Boston. Il tuo addestramento è già a buon punto, ma l'esperienza è la migliore maestra. Che ne è di mio padre? È sparito, temo. Dobbiamo trovarlo. E lo faremo, dopo che avremo riparato la casa. Ma è là fuori a complottare chissà che cosa. E cosa intendi fare quando lo troverai? Se lo troverai. Sei un ragazzo, è poco che ti addestri. Lui è un uomo adulto con anni e anni di esperienza. Se vuoi avere qualche possibilità contro i Templari, ti servono queste. Forza prima che cambi idea. Signore, vi prego, aiuto! Sta per morire! Sì. Non c'è tempo! Seguitemi! È laggiù! È passato ora sotto il ponte! Sarà qui! Aiuto! Aiutatemi! Presto! Aiutatemi! Presto! Sarà qui! Aiuto! Sarà qui! Aiuto! Aiutatemi! Presto! Aiutatemi! Presto! Sarà qui! Aiuto! Questo idiota sta cercando di dirvi che è in debito con voi, signore. Chi sarebbe l'idiota? Tu, perché lo sei? Che facevate con questi tronchi? È uno dei rischi del mestiere. Ci siamo accampati nei boschi qui vicino. Tagliamo legna. Vorremmo costruire un mulino nella zona. C'è un buon posto non lontano dalla casa sulla collina dove abito io. Mi stai già simpatico. Affare fatto. Mi mancheranno pace e quiete, ma di certo il legno ci sarà utile. La casa richiede molto lavoro. Già, e non soltanto. Vediamoci alla capanna sulla spiaggia, quando hai un po' di tempo. C'è qualcos'altro che devi vedere.
Che cos'è? Una risorsa. L'ho conosciuto, sapete? Era un vero colosso, una montagna, sul serio! Gambe come tronchi e braccia forti! Mi ha quasi rotto una mano stringendomela! Era più che ovvio quando l'ho visto che nessun uomo poteva ucciderlo! Vattene, hai capito? Non capisci la lingua del re? Oh, non ti avevo visto, vecchio. Avrei messo un po' in ordine se mi avvisavi che venivi. Il ragazzo si chiama Connor. È qui per restaurare la proprietà. Restaurare? Restaurare! Scusa per prima. È ancora la più veloce dell'Atlantico. Magari con qualche ritocco. Ma niente di grave. Un po' di olio di gomito e volerà di nuovo. Chi è lei? Chi è lei? È l'Aquila, amico. Lo spettro dei mari del nord. La barca. Cosa? Una barca? È una nave, amico. Vedi di ricordartelo. Il ragazzo non era qui per sistemare un po' di cose. Questo non ha mai messo piede su una nave. Connor, ci rivediamo a casa quando avrai finito qui. Dici che gli servono riparazioni? Sei in grado? Le servono e come? La nave è femmina, amico. Sì, la posso sistemare, ma mi serve il materiale giusto. Del buon legname, tanto per cominciare. Ci penserò io. Quanto ci vorrà perché lei possa tornare in mare? Tu pensa al legname, ragazzo. E io penserò alla ciurma. Thank you.
Ah, eccoti qui. Devo mostrarti una cosa. Vieni, guarda qui. Che cos'è? Un registro. Serve a gestire gli affari della tenuta. E questi? Sono passati anni. Prima della brucellosi, prima dei templari, prima che tutto crollasse. Ma è acqua passata. Meglio concentrarci sul nostro futuro. Prendi il libro mastro e ti mostrerò come funziona. Il tempo correva via veloce, tra giorni di studio, addestramento, lavoro. Nel poco tempo libero che Achille mi concedeva, indagavo sui Templari, su Charles Lee e mio padre. Volevo affrontarli, sventare i loro piani, garantire al mio popolo pace duratura e libertà. Ma sapevo che era presto, che attaccandoli allora mi sarei fatto uccidere. Che tutto il mio lavoro sarebbe stato vano. Pazienza, misura. Queste erano le virtù più ardue da apprendere. Ma con il tempo riuscii ad assimilarle. I giorni divennero mesi e i mesi anni. La mia abilità e la mia conoscenza crescevano, proprio come me. Vieni a bordo e rifatti gli occhi, ragazzo! No, 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 col piede destro, mai con il sinistro! Porta male! Sali con il piede destro! Beh, solida. Già, leggera e agile. Arriva a 12 nodi se c'è vento. Non c'è nave da qui a Singapore che possa batterla. Che ne dici di portarla al largo e scoprire cosa è in grado di fare? Dove dovremmo andare? Al momento le servono dei cannoni e uomini in grado di usarli. Si salpa immediatamente. Tranquillo. Presto farò di te un vero lupo di mare. Issare le vele! Su quel sortiame! Dateci dentro! Forza, uomini! Vediamo di spingerla in mare aperto!
Forza, ragazzo, è il tuo momento. Tutte le vele issate e cazzate, sì. Su, andiamo, non morde mica. Ora la stai... Mezze vele! L'aquila è tornata a volare! La senti, ragazzo? Fai rotta per Martha's Vineyard. Troveremo armi e uomini laggiù. È una nave agile, ma più va veloce, più diventa ingovernabile. E più devi avere la mano ferma. Scatenati qui in mare aperto, prima di arrivare alle acque basse. Spiega tutte le vele se vuoi. Forza, spiegate! Serve ogni nodo, vele spiegate! Il vento sta cambiando. Attento, Connor! Le raffiche sono difficili da gestire. A mezze vele! Ammainare a mezze vele! Viriamo a favore di vento. Ora punta verso le acque basse. Ma evita le secche. I banchi di sabbia ci rallenterebbero soltanto, ma gli scogli ci aprirebbero lo scafo. Ma se devi virare in fretta, vai di mezze vele. Sarà più manovrabile così. Occhio alle altre navi! Tieni la rotta e dovranno farti passare! Vento contrario! Fatela rallentare! Rallentiamo a mezze vele! Serve più velocità! Andiamo a vele spiegate! Le case. Manca poco ormai. Rallentiamo a mezze vele! Rallentiamo a mezze vele! Fermiamoci, ammainate! Niente vele, ammainare!